Ok? Prego, No, Gabbo. no? Prego. Va Sì, perfetto. bene. Pronto? Tutti quanti. Va bene. Allora, siamo alla Mishnah 16, capitolo 4. La Mishnah è molto breve, in realtà. Chi parla è Rabbi Yehuda. Poi parleremo dell'autore. Rabbi Yehuda Omer e Zahir Batalmud si attento, prudente, puntiglioso nello studio, Sheshigegat Talmud è un errore nello studio, Olah Zadon, costa una colpa volontaria. Attenzione, c'è una bella dicevo in termini in quest'ultima frase. Un errore nello studio viene posta come una colpa volontaria, cioè l'errore non è un errore. Insomma, sostanzialmente quello che viene detto è che l'errore nello studio non viene considerato un errore, ma viene considerato una colpa volontaria. Vediamo di capire in che modo una cosa fatta per errore diventa volontaria e non errore. Vedremo di dirlo. Però di capire questo, vediamo invece di capire chi è Rabbi Yehuda. Ora, ci sono vari, come sapete, Yehuda è un nome piuttosto comune. E quindi noi abbiamo vari Rabbanim che si chiamano Yehuda. Ovviamente parliamo solo dei Rabbanim della Mishnah e Talmud. Abbiamo vari Rabbi Yehuda. E abbiamo anche vari Rav Yehuda. La differenza, scusate, ne approfitto per una piccola parentesi. La differenza fra Rabbi e Rav, quando nel Talmud pare a volte Rabbi, a volte Rav, è questa. Rabbi è in genere un Tanà, maestro della Mishnah, mentre Rav è un maestro del Talmud. Okay. Nel Talmud, okay. Nel Talmud. Dopodiché invece Rabbi e Rav nel modo in cui lo usiamo adesso, molto spesso semplicemente dalle varie tradizioni, in genere i sefarditi usavano dire Rabbi o Ghibbi, eccetera, eccetera, gli ashkenaziti potevano dire Rav. Dopodiché sono vari incroci di tradizioni. Va bene, questa com'è. Notazione tecnica. Allora, quindi di Rabbi e Rav ce ne sono vari. Quando nella Mishnah compare Rabbi Yehuda, normalmente però è Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Il Rabbi Yehuda che normalmente compare nella Mishnah. Quando troviamo semplicemente Rabbi Yehuda, troviamo Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, non Rabbi Yehuda, per esempio c'è cioè Rabbi Yehuda ben Baba, però Rabbi Yehuda ben Baba compare come Rabbi Yehuda ben Baba. E non quello con cui lo si confonde più facilmente, che è Rabbi Yehuda HaNasi, che è il più noto di tutti, che è l'autore della Mishnah. Rabbi Yehuda HaNasi, però, nella Mishnah non compare mai come Rabbi Yehuda, ma come Rabbi semplicemente. Rabbi Yehuda HaNasi è il Rabbi per eccellenza, e quindi compare soltanto in quel modo là. E quindi quando compare Rabbi Yehuda non è mai Rabbi Yehuda. Bene, Rabbi Yehuda, Rabbi Ilai. Chi è? Cominciamo col dire che è un personaggio che compare moltissime volte nel Mishnah, nel Talmud, eccetera, eccetera. È uno dei Hakim più noti e più frequenti, insomma. Troviamo una quantità enorme di halachot a nome di Rabbi Yehuda. Cominciamo a dire chi è. Allora, Rabbi Ilai è uno dei cinque ultimi Talmidim di Rabbi Akiva. Vi ricordate, Rabbi Akiva ha 24.000 allievi. Questi 24.000 allievi muoiono tutti nel periodo che va da Pesach a Tzeret, cioè da Pesach a Shavuot, è la storia della morte degli allievi di Rabbi Akiva, eccetera, eccetera. In fondo, quello che dice il Talmud è che il mondo rimane shomem, rimane desolato per la perdita di questi allievi straordinari,
finché Rabbi Akiva non trova a sud di Israele 5 Talmidim. E da questi 5 Talmidim, da questi 5 allievi, viene costruita la Torah in Israele. Quindi questi 5 allievi saranno i 5 allievi da cui poi si ricostruirà la Torah. Questo meno per quanto riguarda, è una cosa di cui abbiamo parlato altre volte, perché gli allievi di cui parliamo li abbiamo già trovati altre volte. Uno di questi allievi era Rabbi Shimon Bar Yochai, un altro di questi allievi era Rabbi Meir, di personaggi che tutti personaggi molto noti. Rabbi Yehuda fa parte di questi 5 allievi, quindi siamo davanti a una delle colonne della tradizione ebraica successiva a Rabbi Akiva. Ripeto, Barilai compare moltissime volte nel Talmud, la Mishnah compare in discussione con altri Chachamim, sono varie le discussioni sue con Rabbi Meir, per esempio. Ora, normalmente, quando c'è una machloket, una discussione fra Rabbi Yehuda e un altro Chacham, in genere la halacha è Rabbi Yehuda. Noi abbiamo una quantità enorme di Machlokot secondo Rabbi Yehuda, anche quando è in discussione con altri, in realtà la halacha è secondo Rabbi Yehuda. C'è una eccezione a questa regola, la sola eccezione a questa regola è quella di Rabbi Yose, nel caso in cui la discussione sia con Rabbi Yehuda, in genere la halacha è che Rabbi Yose. Rabbi Yehuda è un personaggio estremamente importante, fonda un centro di studio a Usha in Galilea. Centro di studio in cui raduna moltissimi allievi. Rabbi Yehuda è uno che vuole avere tanti allievi, è uno che apre la sua, viene, insomma, che fa l'appello a venire a studiare, tutti a venire a studiare. Non tutti sono così aperti nell'accogliere allievi, vorrei dirvi. Ci sono Chachamim, anche nella stessa epoca, come Rabban Gamliel, che invece erano molto selettivi nel cercare gli allievi. Non tutti possono entrare. Rabbi Yehuda è molto, come si dice oggi, accogliente, inclusivo. È molto inclusivo. Rabbi Yehuda è un inclusivo. E quindi devo dire, ha successo, nel senso che vengono veramente moltissimi allievi da lui. Non solo questo, Rabbi Yehuda ha una caratteristica particolare che Rosh HaMedabrim Bekol Makom, che è il primo a parlare sempre. Ogni volta che c'è dei Chachamim che devono parlare, il primo che parla è Rabbi Yehuda Barilai. Come mai questa storia? C'è più semplice, ovviamente, che è un Chacham talmente grande che è il primo a parlare in genere. Il personaggio più importante, il rano, eccetera, eccetera. Qualcuno invece un po' più cattivello dice che in realtà è il primo a parlare, perché in genere le riunioni si rivolgevano a Usha, e Usha era il suo posto, e come padrone di casa era il primo a parlare, quindi non necessariamente fosse il più grande, ma perché era, insomma, è il posto che gli dava l'importanza. Ma c'è un'altra storia su questa storia dei primi a parlare, ed è una storia molto più complicata e molto più problematica. È una storia che forse conoscete già, è una storia famosa per un altro motivo, in realtà. Ma la storia è questa: c'è a un certo punto una discussione fra grandi Chachamim. I grandi Chachamim sono Rabbi Meir, scusate, no, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yose e Yehuda Barilai. Si tratta di tre allievi di Rabbi Akiva, tutti e tre sono tre dei cinque famosi allievi di Rabbi Akiva. Il primo a parlare, lui è Rabbi Yehuda, e dice: come sono belle le azioni, le opere di questa nazione. Ora, questa nazione, la nazione di cui sta parlando, è Roma. È Roma. Dice: come sono belle le cose che ha fatto. Perché come sono belle? Beh, hanno creato i mercati, hanno costruito i ponti, hanno creato le terme, cose utili, importanti, belle. Rabbi Yose, sentendo Yehuda dire questo, sta zitto.
Rabbi Shimon Bar Yochai, secondo Rabbi Yehuda, dire questo invece Sarabia. Sarabia dice: bello, hanno costruito belle cose, non hanno costruito niente. Quello che hanno costruito lo hanno fatto solo per i loro interessi. Non hanno costruito nulla che non fosse per i loro interessi. Tutto ciò che hanno fatto per loro interesse. Quindi non c'è niente di buono in ciò che hanno fatto. Ora, questa storia è molto nota perché questa da questa storia deriva un'altra storia, ed è la storia di Rabbi Shimon Bar Yochai rotta, se qualcuno se la ricorda. Ricordate, la storia è questa, e questa conversazione tra Hacham viene riportata da qualcuno. Qualcuno era lì presente e fa la spia. Fa la spia ai romani. E i romani non la prendono benissimo questa faccenda. Decidono questo, decidono che Rabbi Yosef, che è stato zitto, debba andare in esilio. Rabbi Shimon, che invece ha parlato contro loro, deve essere ucciso, deve essere condannato a morte. La storia continua con la famosa storia di Rabbi Shimon che va a rifugiarsi in una grotta, per sfuggire, va a rifugiarsi con suo figlio in una grotta, per sfuggire alla sentenza di morte dei romani, rimane in quella grotta per 12 anni, e secondo i Chachamim, in quella grotta, Rabbi Shimon Bar Yochai scrisse lo Zohar, cioè scrisse il fondamentale della mistica ebraica. C'è tutta la storia poi dell'uscita dalla grotta con Rabbi Shimon Bar Yochai, eccetera, eccetera. Non andiamo su questa storia che credo abbiamo contato un'altra volta. Qual è, però, la parte che c'è di cui non abbiamo mai parlato di questa storia è la prima parte. Rabbia è quello che ha parlato bene di Roma. E cosa succede? Succede quello che i romani, visto che Rabbia ha parlato bene di Roma, lo premiano e lo premiano nominandolo Rosh HaMedamrim Bechol Makom, che lui sia il primo a parlare in ogni occasione. E quindi perché Rabbia parla per primo? Per decreto romano. Questa è l'idea. In realtà Rabbi Yehuda parla per primo per decreto romano, non tanto perché è il grande Chacham, ma per, probabilmente la via di mezzo. Probabilmente Rabbi Yehuda parla per primo perché è un grande Chacham, ma anche Rabbi Yehuda parla per primo perché i romani hanno deciso. Questa è la storia. Ora, la posizione di Rabbi Yehuda in questa storia è paradossalmente quella più problematica. La lode grandiosa a Roma di Rabbi Yehuda è un grande problema. Roma non è, nella nostra storia Roma è una questione aperta e terribile in realtà. Chachamim chiamano Roma Malchut Arsha, il regno malvagio. Sono i cattivi. Com'è che Rabbi Yehuda loda i cattivi? Questa è la domanda. La risposta era la risposta più logica è per ingraziarseli, però non è così, non è da Rabbi Yehuda fare una cosa del genere. In realtà, di Rabbi Yehuda è un atteggiamento generale. L'atteggiamento generale di Rabbi Yehuda è quello di trovare sempre l'elemento positivo, cercare sempre l'elemento positivo, perfino nel peggio, perfino in Roma, perfino nel regno del male. Anche nel regno del male c'è l'elemento positivo. L'idea di Rabbi Yehuda è che noi dobbiamo cercare l'elemento positivo, dobbiamo trovare l'elemento positivo. Rabbi Shimon Bar Yochai ha un'opinione diversa. Noi non dobbiamo trovare l'elemento positivo, noi dobbiamo capire quali sono le radici delle cose. Non per niente, Rabbi Shimon Bar Yochai è l'autore dello Zohar. A me non interessa quello che mi appare. Certo che vedo i ponti, certo che i ponti sono belli, certo che i ponti romani sono un'opera grandiosa, importante, stanno in piedi ancora oggi dopo 2000 anni, mentre i nostri ponti non tanto, durano molto meno. Quindi è oggettivo quello che dice Rabbi Yehuda. Shimon Bar Yochai dice: a me non interessa quello che vedo, mi interessa quello che c'è dietro. E quello che c'è dietro è il male. E i romani sono il male.
interessa il fatto che dietro i romani ci sia il male. Bene. Ora, di Rabeuda abbiamo detto qualcosa delle sue, di questa qualità particolare di trovare il bene, di trovare il bene dappertutto, anche in ciò male, che è oggettivamente male. Beh, una delle cose su cui mi insisto nelle parole di Rabeuda sono le sue middot, cioè è il suo, insomma, le sue qualità morali, personali straordinarie qualità morali. Viene sottolineata la sua anà, la sua umiltà. C'è un episodio che in qualche modo rappresenta quest'umiltà. Si narra che il marito si arrabbia con la moglie, si arrabbia molto con la moglie perché gli ha bruciato la cena. Okay? Gli ha bruciato la cena. E si arrabbia. E dice alla moglie che lui sarà a calmarsi soltanto se la cena la mangia anche la bimba, la cena bruciata. Non sa che fare, racconta questa storia a Rabeuda e Rabeuda mangia la cena, si mangia la cena bruciata. E lo fa, qual è il ragionamento che fa? Il ragionamento che fa è questo. C'è un episodio nella Torah che è detta Parashat Sotah. Parashat Sotah è questo, è la questione della donna sospettata dal marito di adulterio. È un rituale, una cosa prescritta dalla Torah. Proprio questa donna gli deve essere fatta bere dell'acqua. Dell'acqua in cui è stata sciolta la parola sotana. La parola sotana è un brano di Torah. Quel brano di Torah veniva scritto con il nostro sulla pergamena, quella pergamena veniva messa nell'acqua, quella pergamena si scioglieva lo scritto, si vedeva la scrittura, e poi la donna doveva bere la pergamena. Se la donna dopo avrebbe bevuto l'acqua con inchiostro, stava bene, vuol dire che il marito si era sbagliato. Se le succedeva qualcosa di gravissimo, vuol dire che il marito aveva visto giusto. A cosa serve tutta questa storia? Io lo dico in maniera molto chiara. Shalom ben Ishvish. Per mettere pace fra marito e moglie. So, la cosa si concludeva, in realtà, non succedeva niente, si beveva di acqua non particolarmente, ma a parte questo non le succedeva niente, e questo però tranquillizzava il marito e questo portava alla pace familiare. La Bibbia dice, Dio fa cancellare il suo nome, perché nella parasha di Sotah c'è il nome di Dio, per ottenere la pace familiare io mi posso anche mangiare il bruciato. Questa è la Bibbia, non pone così attenzione alla propria alla dignità di grande nave, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non solo questo, Rabeuda è noto anche per un altro motivo. Rabeuda è un uomo molto povero, ma attenzione, è un uomo molto povero per scelta. Rifiuta ogni occasione di arricchirsi, ne ha varie occasioni per arricchirsi, e rifiuta ogni occasione per arricchirsi. Avevano in casa avevano un solo in casa, lui e sua moglie avevano un solo mantello e quindi uscivano di casa tuno per usare il mantello a tuno. Usciva la moglie, lui rimaneva in casa, quando usciva lui rimaneva la moglie in casa. Un giorno succede che lui è in casa, è uscita la moglie e a un certo punto viene convocato una riunione d'urgenza dei Hachamim per un problema, e Rabeuda non si presenta, chiedono, credo, ricordo male, chiedono a Shimon come mai non si è presentato a Rabeuda, lui dice, sapete, non ha il mantello, non riesce a uscire di casa, può uscire di casa. Rabban Gamliel, Hacham, all'epoca gli manca un mantello, e lui però lo rifiuta.
rifiuta di ricevere il regalo del mantello perché dice che in realtà lui non vuole regali. Lui dice: non voglio neanche i regali di Kadoku, figura se prendo i regali di un essere umano. Dietro c'è una fia, c'è un modo di pensare. Qual è il modo di pensare? La Beyond pensa che sia necessario accontentarsi di molto poco. Vivere con lo stretto necessario. Questa è l'opinione della Beyond. Cioè, non è l'opinione di tutti. Tutti i Chachamim vivono povertà, insomma. La Beyond pensa che sia necessario vivere con lo stretto necessario. Perché ritiene molto pericoloso abituarsi al superfluo. L'abitudine al superfluo può essere molto pericolosa per le persone. E quindi pensa che non bisogna abituarsi al superfluo. Ora, è una specie di francescano ammittere, una cosa di questo genere, cioè il voto di povertà assoluta. Però guardate che questo voto di povertà, alcuni cammini. No, ripeto, non tutti i Chachamim sono così, non tutti i Chachamim la pensano così. Ci sono Chachamim anche molto ricchi e che hanno vissuto in agiatezza, diciamo. Nessuno di questi ha vissuto con cose straordinarie, però hanno vissuto in agiatezza. Molto spesso i Chachamim molto ricchi donavano molto della loro ricchezza per mantenere i poveri. Insomma, Chacham molto ricco e tutta la famiglia di Rabbi Yehuda Hanasi, Ben Gamliel, Shimon Ben Gamliel, sono tutti bellissimi. Sono zone che ospitavano centinaia di persone nelle loro case, nelle loro varie case ospitavano centinaia di persone che avevano bisogno di aiuto. Usavano la loro ricchezza, non erano persone che usavano la ricchezza solamente per, non si compravano affari, insomma. Però vivevano agiatamente, insomma, vivevano bene, non vivevano con il solo mandato, insomma, non vivere in questo modo. Ci sono altri Chachamim che hanno preso la strada di Rabbi Yehuda di una specie di povertà volontaria. Ci sono alcuni Chachamim che non hanno preso nessuna povertà volontaria, erano semplicemente poverissimi, nel senso che non avevano proprio niente, non avevano proprio non ce l'avevano. Lui aveva avuto l'occasione di averla, anche per il ruolo che ha ricoperto, che è stato un ruolo molto importante, l'ha sempre rifiutata. Ci sono anche in tempi recenti che hanno vissuto in grande povertà. Si dice che uno dei grandi maestri dell'ebraismo del Novecento, Chazon Ish, in casa aveva una sola sedia. Quando veniva un ospite, lo faceva sedere sulla sedia e lui si sedeva sul letto. Questa era la casa del Chazon Ish. Ci sono altri grandi Chachamim poveri, ma di grandissima importanza. Non stiamo parlando di un grande Chacham, anche qui nel Novecento, che è Hafez Chaim, era molto povero, era in una casa in cui dire che era essenziale è un eufemismo, insomma, non c'era niente. Si conta che un giorno venne a trovarlo un libero americano che vide questa casa e disse: com'è possibile che in questa casa ci sia niente, non c'è un salotto, non c'è una cosa, qualche cosa, eccetera. Un letto, un lumino, com'è possibile una cosa del genere? Hafez Haim gli rispose: ma tu scusa, da dove vieni adesso? Io mi sono alloggio in una locanda, qui è l'unica cosa che ho trovato, una locanda. E la locanda che cos'è? Ma ho una bajur, eccetera. Cioè, vedi, anche tu vivi come me, non è che hai gran più di me. Ma sì, ma questo è perché provvisoriamente qui e questo è quello che ho trovato. Ma a casa mia, se vivi a casa mia negli Stati Uniti c'è tutto, una casa bellissima. Sì, ma anche per me questa è la risposta provvisoria. Questa fu la risposta della In terra vivo un'emergenza provvisoria, questo è il problema. Il considerare il posto in cui si vive, la terra in cui si vive, il mondo in cui si vive, un'emergenza provvisoria. Seguiva questa idea, che quella era una residenza provvisoria, quindi non voleva abituarsi alle
comodità. La generazione di Abinadab e Ilai si dicono cose straordinarie, si dicono che è una generazione in generale piuttosto povera, non era l'unico essere povero. Si dice che si coprivano in sei con una stessa coperta. In sei persone si coprivano con una stessa coperta. Ed è considerata un famoso Midrash la generazione di più alto livello spirituale, di più alto livello spirituale, addirittura superiore alla generazione di Moshe Rabbeinu, superiore alle grandi generazioni del popolo ebraico, perché vivevano con una sola coperta e però passavano a studiare Torah, nonostante questo, ma non solo, questo lo nota Abichaim Shmulevich. Il vivere con una sola coperta, riuscire a coprire tutti con una sola coperta, significa che ognuno per l'altro. Perché cosa succede quando c'è una coperta? Che ognuno tira la coperta dalla parte. Se ci si riesce a coprire tutti, è perché ognuno pensa che l'altro debba coprirsi. Quindi anche la generazione dell'amore verso il prossimo, della preoccupazione per il prossimo. Bene, si potrebbero dire molte altre cose sulla Biuda, ma io passerei a parlare di quello che dice in questa Avesai Talmud, cosa dice? Stare attenti nello studio perché lo sbaglio nello studio può costare una colpa volontaria. Che significa? Ripeto, la cosa che dice in termini. O uno sbaglio è una colpa volontaria, se uno sbaglio non è una colpa volontaria. Definizione, non può essere una volontaria. A cosa ci si riferisce? Non ci si riferisce tanto all'errore quanto alle conseguenze dell'errore. Conseguenza dell'errore. Allora, un Rav dice un'alacha sbagliata. Okay? Dice, insegna a qualcuno l'alacha sbagliata. Che cosa fa la persona? Sentito da questo Rav, l'alacha sbagliata va e fa quello che il Rav ha detto di fare. E quindi sbaglia a sua volta. Cosa dice? Cosa sta dicendo la Biuda? La Biuda dice, quello che ha commesso è sbaglio, perché il Rav gli ha detto una cosa sbagliata, non è responsabile. Non è responsabile, lui si è sbagliato perché quello gli ha detto una cosa sbagliata. Ma il Rav che gli ha detto la cosa sbagliata è responsabile. Ok. Attenzione, perché è responsabile? Anche lui si è sbagliato, succede di sbagliarsi, perché lui è responsabile. Ora, qui entriamo in una questione complessa. Perché uno, bisogna stare molto attenti a quello che si dice. Questa è la prima regola. Non so una cosa, posso non saperlo. Non so una cosa, sto zitto. Qualcuno mi chiede qualcosa che non so, la prima regola è dire non lo so. Vado a studiare, vado a informare. Per capire, chiedo a qualcun altro, magari qualcuno ne sa più di me, lo chiedo. Questa è la regola. Regola che presuppone una buona dose di umiltà. Okay. Dire non lo so è una bellissima cosa, ma non è così facile. Non è così facile. Sei un ragazzo, sei un personaggio considerato uno che sa tutto. Beh, sai, tutto continua a dire, no, è un problema dire questo. Ma c'è soltanto questo. I Hamim ritengono che il Rav debba dire cose giuste. Perché debba dire cose giuste? Perché in realtà non ritengono che il dire una cosa sbagliata sia casuale. Può derivare da due cose. Uno, da impenenza. Non ho studiato qualcosa e ne parlo senza aver studiato. Questo è un errore molto comune. Abbiamo un mare di gente che parla di cose che non sa. Pieno di gente. Però, se tu sei uno che insegna, non puoi dire cose che non sai. Ma non è soltanto questo. La domanda è perché non lo sai. Perché questa cosa l'hai sbagliata? Non è che tu abbia studiato. Perché questa cosa l'hai sbagliata? Qui entriamo in una questione molto importante che riguarda lo studio. Il problema non è solo studiare, ma il problema è
come si studia. Significa come si studia. Vuol dire questo. Allora, qualcuno mi chiede l'alahà su qualcosa. Che cosa posso fare? Ok, lasciamo che qualcuno me la chiede. Studio alahà. Ora, se voi andate a studiare alahà, è pieno di riassunti di alahot. Ci sono, è pieno di kitsurim, di riassunti dell'alahà. Ora, i riassunti dell'alahà spesso sono fatti bene. Okay? Non sono sbagliati, ci sono dei kitsurim in cui ci sono un po' di errori, non dico quali perché fare la shonara, però ci sono anche dei riassunti di Allah in cui ci sono un po' di errori. Ma attenzione, non è tanto il problema dell'errore che può essere appunto nel riassunto. Il problema è quando studio su un riassunto, studio l'Allah così com'è, studio la regola, però io non so quali sono le origini di questa regola e le motivazioni per la regola è stata stabilita in questo modo. Ora, quando mi si presenta un problema, difficilmente mi si presenta lo stesso identico problema della regola che ho letto in quel kitsur. Mi si presenterà spesso una variazione della questione, simile, ma non uguale. Ora, se io l'ho studiata in un riassunto, a questo punto il rischio di sbagliarmi è grosso, perché quello che dico è la stessa cosa, mentre magari una piccola differenza può fare la differenza. In che modo evito questo problema? Sapendo tutto, chiaramente. Se so tutto, conosco tutti i casi immaginabili, evito questo problema, però è possibile. In realtà è impossibile conoscere tutti i casi. Nessuno conosce. Che i più grandi haramin conoscono tutti i casi. Però attenzione, non può decidere su un caso leggermente diverso, certo che può farlo. Il fatto di sapere quali sono le motivazioni dell'Allah, perché in questo modo può ragionarci sopra. Può ragionare sopra, sa per quale motivo l'Allah è stata stabilita in quel modo e a questo punto può capire se in come applicarla nei vari casi. Però se invece l'ha studiata su un riassunto, a questo punto non conosce i casi, non può applicare i vari casi perché non conosce le motivazioni. Ma questo in realtà, quello che abbiamo da, è un invito a uno studio che non è semplicemente uno studio della norma, non è lo studio del codice penale, tanto per essere chiaro, so a memoria gli articoli del codice penale, come so a memoria il Kitsur Shulchan Aruch, non basta sapere a memoria il Kitsur. Devo sapere perché motivo quella lacuna è stata inserita in quel modo. E a questo punto difficilmente commetterò degli errori. Perché? Perché riesco a ragionarci sopra. Il Rav non deve essere una macchetta di halakha, non deve essere semplicemente uno che mnemonicamente ti dica la regola, deve essere uno che è in grado di ragionarci sopra. E da dove deriva la sua capacità di ragionamento? Dal fatto che ha studiato. Dal fatto che ha approfondito lo studio, non si è limitato a studiare mnemonicamente, ma ha approfondito lo studio. Qual è la colpa del... Perché il suo errore involontario nel dire l'alahà viene considerato invece una colpa volontaria, perché in realtà deriva da una colpa volontaria. Qual è la colpa volontaria? Aver studiato male. La colpa volontaria è non aver studiato abbastanza. La colpa volontaria è la atzlut, la pigrizia nel non studiare abbastanza. E studiare abbastanza significa approfondire, significa andare alla luce. Questa è la colpa che ha detto la lascia sbagliata. C'è un'altra colpa. Lo dice Rashi. Rashi dice che la colpa può essere questa. Cioè, io vi ho detto, sono due modi di stabilire. Di rispondere una cosa non la si sa. Uno è quello di aprire le cose e quindi riesco a capire anche una cosa, un caso che non ho previsto nella halakhot che ho studiato, riesco a ragionarci sopra e a dire la halakhah. Oppure c'è un sistema. L'altro sistema è chiedere e fare le domande.
Non lo so, ci sarà un ragazzo più bravo di me che lo sa, c'è uno che ha studiato questa cosa, lo chiedo. Ma non solo nella fase in cui mi pongo una domanda posso fare questa cosa, in realtà lo posso fare nella fase precedente. Quando io studio in genere con qualcuno, studio con qualcuno, non ho capito bene una cosa. Che cosa devo fare? Alzo la mano, non l'ho capito. Non ho capito, mi spieghi meglio la cosa? Non ho capito, mi dice qual è la fonte di questa cosa? Perché non si fa questo? Per due motivi non fare. Uno per timidezza, okay? Non ho il coraggio di fare le domande, ma l'altro, quello più grave, per gava, superbia. Non voglio passare per quello che non capisce. Non voglio passare per uno che capisce. E quindi non faccio domanda perché non voglio che si pensi che io non ho capito. Però a forza di non fare la domanda, io incamero una serie di cose che non ho capito. E poi qualcuno me le chiede e a quel punto dirò delle cose sbagliate. Questo è il problema. C'è un altro problema. Ora, noi abbiamo detto, in realtà questa dice che io non considero l'errore dello studio un errore, ma una colpa. Allora, questa faccenda qui. Rabbi Chaim di Volozhin spiega in questo modo. Dice, allora, noi consideriamo una quantità di cose errori. Noi possiamo sbagliarci anche su cose molto importanti. Possiamo dimenticarci di dire te. Non ho detto la tefilà di Arbit. Può succedere di dimenticare. La dimenticanza fa parte delle caratteristiche degli esseri umani. Posso addirittura riportare il caso di uno che trasgredisce Shabbat perché si è dimenticato che è Shabbat. Ok, ho dimenticato che è Shabbat. Oh, particolarmente distratto, non mi ricordo che giorno della settimana mi trovo. No, no, non mi ricordo che è Shabbat. Posso anche questa di assumere. Però dice Rabbi Chaim di Volozhin, questo succede se una cosa è una cosa che faccio periodicamente, dico tefillah periodicamente, una, due, tre volte al giorno, faccio Shabbat una volta alla settimana. Però non può succedere per una cosa che teoricamente dovrei fare sempre. E lo studio della Torah è sempre. Questo è il problema. E se è sempre, in realtà non sbaglio. Nel momento in cui non studio, in realtà perché ho deciso di non studiare, non è perché mi ho sbagliato o dimenticato di studiare, ho deciso di non studiare. Quindi la mancanza di studio è una decisione volontaria. Non è un errore la mancanza di studio, è una decisione volontaria. Io faccio la scelta di non studiare, ma visto che ho fatto la scelta di non studiare, non posso considerare un errore e quindi la cosa va considerata volontaria. Ultima cosa, c'è una versione diversa di questa Mishnah. La versione di questa Mishnah la troviamo in un grande maestro di Halakha, che è il Ritva. Il Ritva legge questa Mishnah in questo modo: non evese Zair bat Talmud, di essere attenti nel Talmud, cioè nello studio, ma è Zair Battalmid, essere attenti nello studente, di stare attenti allo studente, non allo studio, ma allo studente. Cambia una sola lettera in realtà, Talmud, Talmid. Ritva porta questa versione di questa Mishnah. Che significa stare attenti allo studente? Significa, insomma, si dà una lezione quale debba essere l'atteggiamento dell'insegnante. Allora, tanto per cominciare, l'insegnante deve stare attento allo studente, deve insegnare con passione, deve insegnare con attenzione, eccetera, eccetera. Ma soprattutto l'insegnante deve essere certo che quello che ha detto sia stato capito. Non deve dare per scontato quello che ha detto sia stato capito. Racconta di un grande maestro del Talmud che aveva un allievo particolarmente tosto,
che, a cui doveva ripetere l'azione 400 volte. E lui la ripeteva 400 volte. Attenzione a questa regola. Proviamo. In commento di Rashi, all'inizio della parasha di Mishpatim, che abbiamo letto 2 settimane fa, inizia la parasha di Mishpatim, c'è scritto Ele Mishpatim, Ele Mishpatim, Ele Mishpatim. Queste sono le leggi che porrai davanti a loro. E Rashi dice, perché c'è scritto che porrai davanti a loro? Perché le devi porre davanti a loro che Shulchan Aruch, come una tavola apparecchiata. Non devi dirglieli una volta, non devi dirgli due volte, ma tutte le volte che sono necessarie perché loro capiscano. Non pensare di dire la cosa una sola volta, ma ripetilo ogni volta che è necessario. Questo è insegnare. Questo è insegnare. Insegnare significa, ripeto, abbiamo già detto altre volte. Ok, se riuscite a vedermi, c'è una volta una delle lezioni di didattica, didattica della lingua ebraica, l'insegnante mi disse, questa che faceva il seminario, disse che ogni lezione deve essere fatta in questo modo. Guardate come faccio, così e così. Così e così. Andare avanti e ritornare indietro. Andare avanti e ritornare indietro. Così si fa. Così si insegna. Quando invece vado avanti, dando per scontato che tu debba sapere tutto, bene, questo non è un buon insegnante. È un insegnante a cui piace fare sa, perché va avanti, però non è un buon insegnante. Certo, se ripeti le stesse cose, non c'è anche gli studenti che ascoltano più, c'è anche questo. Devi riuscire a mettere insieme le due cose. Da una parte vai avanti, devi dire qualcosa di nuovo, perché se ripeti la stessa cosa non ti ascolta nessuno. D'altra parte, però, devi essere capace di ripetere, se no. E questo è. Perché deve essere Zeba Talmid? Perché di nuovo, se il Talmid sbaglia, se l'allievo sbaglia, è colpa tua. Se l'allievo sbaglia, non è solo colpa sua, ma è anche colpa tua. È anche colpa tua che non hai abbastanza, non ti sei occupato abbastanza che la tua lezione e quello che hai insegnato sia stato recepito. E quindi il Shirigat, che significa l'amistà come si mette in questo modo? Stai attento a come insegni, stai attento a come insegni, stai attento a che quello che insegni sia recepito. Perché? Perché lo sbaglio di un allievo è una colpa volontaria tua, è una colpa volontaria. Se l'allievo commette uno sbaglio, è perché tu gli hai insegnato male. Quindi stai attento, perché il suo errore è una colpa volontaria. No? Scusa Raff, ma non è uno scarico di responsabilità per l'allievo, allora, pensare che comunque la responsabilità è sempre dell'insegnante? Allora, Hamim hanno questo. Loro, è difficile che Hamim scarichi la responsabilità in generale. Ognuno deve assumersi completamente la responsabilità. Adesso sta parlando agli insegnanti. In questo momento parla agli insegnanti. Gli insegnanti devono considerare questa come una responsabilità. Questo non significa che l'allievo non ha le sue responsabilità, ma a quel punto parlerà l'allievo. Stessa cosa che si dice quando si dice Kol Israel vinze basè. Tutto Israele è responsabile l'uno per l'altro. Oggi ho sentito una bella traduzione diversa di questo. La parola Arev non vuol dire soltanto responsabile, vuol dire anche mescolato. Taro, tutto Israele è mescolato l'uno con l'altro. Ognuno di noi è mescolato con gli altri. Ok? È la spiegazione. Perché? Perché ognuno di noi è responsabile anche per le azioni degli altri. Ok? Questo però non significa che gli altri non siano responsabili delle loro azioni. Aspetta che gli do la parola a tutti, così se qualcuno vuole fare delle domande. Ok, potete smutarvi tutti. Tutti, chi vuole fare domande ovviamente.
Nessuna domanda per il Rav? Io volevo ringraziarlo e salutarvi. Shabbat shalom. Grazie Stefania. Ciao, ciao Rav, grazie. No. Va bene. Va bene. Allora, grazie Rav, ci grazie. Vediamo tutti. Grazie. 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 Buona serata. Grazie. Paola, le conversazioni di ieri sera di Rav Sommer.